Buonasera a tutti, benvenuti qui sulla nostra pagina della Biblioteca Civica Prospero Rendella. Oggi siamo qui perché è il 23 aprile. Il 23 aprile è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, una giornata che nasce, pensate, nel 1996, patrocinata dall'UNESCO. Perché il 23 aprile? Perché il 23 aprile del 1616 muoiono tre scrittori, tre autori, che sono considerati appunto tre pilastri della letteratura mondiale: Cervantes, de la Vega e William Shakespeare. Oggi siamo qui per parlare di libri, per parlare di patologie legate ai libri e per questo abbiamo un ospite che i lettori conoscono molto bene, ovvero Guido Vitiello. Buonasera, Guido. Buonasera. Guido Vitiello è un ricercatore, un docente di teorie del cinema e dell'audiovisivo presso la Sapienza di Roma, giusto? Ma soprattutto conosciuto dal grande pubblico e dai lettori come bibliopatologo, perché Guido cura una rubrica ormai da più di 6 anni, credo, sul blog di Internazionale. 5 o 6 anni, sì, non ho fatto i calcoli, ma più o meno ci siamo. Comunque, insomma, qualche anno che Guido Vitiello cura le patologie dei lettori italiani con la sua rubrica Il bibliopatologo risponde, ed è una rubrica che citiamo non a caso perché Guido è particolarmente legata con il libro che presenteremo questa sera, vero? Il libro è appunto Il lettore sul lettino, tic, manie, stravaganze di chi ama i libri, edito appunto da Einaudi. E io quando ho letto il titolo la prima volta, quando mi hanno proposto di dialogare con te qualche settimana fa, ho pensato subito al lettino da spiaggia, ma in realtà è il lettino di una terapia, che è quella che Guido Vitiello somministra già da anni, appunto, nella sua rubrica su Internazionale, ma che avremo modo di esplorare di qui a breve. Guido, che è un libro, appunto, che eredita tanto dalla tua esperienza da bibliopatologo. Abbiamo detto che tu sei un docente, non hai nulla a che fare con la psicologia nella tua vita, diciamo, fuori dalla rubrica dei libri, ma com'è No, nata questa. solo come paziente in passato, ma non come analista, diciamo. Come analizzato sì, però ho una storia. Ma Allora. il riferimento al lettino come lettino da spiaggia in realtà cade molto appropriato, perché è vero che mi riferisco qui al lettino dello psicoanalista, però ha dei tratti, questo libro, quasi di gioco di società, che ricorda un po' quei test che uno fa sul lettino da spiaggia, quando uno legge il rotocalco e c'è il test, scegli il tuo compagno ideale in base al modo in cui taglia la pizza, eccetera. Queste cose un po' di psicologia pop. Quella è Io l'altra ispirazione. stavo dimenticando una cosa fondamentale, cioè i saluti istituzionali, perché appunto devo riportarvi i saluti dell'assessora alla cultura Rosanna Perricci, che chiaramente ha patrocinato l'iniziativa e che non può essere qui con noi per un problema tecnico, appunto, e soprattutto della direttrice della Biblioteca Civica Prospero Rendella, che ci ospita fisicamente adesso in questo spazio meraviglioso che è la Sala Prospero della Rendella, la dottoressa Marianna Capozza, appunto, e nulla, insomma, stavo dimenticando questo passaggio fondamentale. Guido, adesso iniziamo un po' a parlare proprio del tuo libro. Tu dai, diciamo, un indirizzo a questo libro. È un libro scritto per i lettori comuni, quindi non per i maniaci della lettura, ma per tutti i lettori. Sì, Giusto? perché i lettori fuori dal comune, quindi collezionisti, bibliofili, hanno tutta un'altra loro nicchia di libri in cui per lo più però si compiacciono delle loro manie, come se fossero il segno di appartenenza a un club esclusivissimo.
Io parlo del lettore comune, di qualunque persona abbia un rapporto abbastanza di consuetudine con i libri, e non ne parlo nei quei modi, appunto, quelli che si sono estasiati per l'odore della carta e che si vantano di essere andati al di là dell'oceano per cercare un'edizione seicentina di non so che cosa, ma semplicemente, appunto, quello che mi interessa è chi è disposto a riconoscere che non c'è niente da vantarsi nell'avere delle nevrosi legate ai libri. Sono nevrosi come altre, più innocue, ma non sono dei segni di elezione. Quindi è un libro, abbiamo detto, che parla non solo dei lettori, ma che parla appunto dei libri anche in quanto oggetti. E qui si potrebbe aprire un capitolo veramente immenso, soprattutto nel XXI secolo, dove poi i libri stanno, vedremo, perdendo consistenza, perché c'è questa transizione al digitale accelerata, soprattutto negli ultimi anni, e quindi molte di quelle patologie legate al libro di cui tu parli nel tuo saggio, oltre, non vengono meno, ma forse vengono anche amplificate dal fatto che molti lettori, convertendosi al digitale, sviluppano nuove e inedite patologie, di cui tu hai parlato anche recentemente nella tua rubrica su Internazionale. Ma l'oggetto libro, tu ne parli come sia oggetto inanimato, ma anche oggetto animato dalle storie che vi sono raccontate all'interno. Sì, perché il libro, già quando diciamo la parola libro, è una parola unica, ma ha almeno due significati: il libro come oggetto materiale e il libro come testo, cioè come il testo che è impresso su quell'oggetto materiale. E sono due cose che stanno insieme, ma che sono diverse. E il libro è uno degli oggetti che dire che sta quasi su una specie di confine. Non è un oggetto quindi pienamente materiale, ma non è un oggetto pienamente mentale. Non è del tutto inanimato, non è del tutto animato. Perché questo? Perché è inanimato nel momento in cui lo prendiamo, lo sorpresiamo tra le mani, e è un oggetto tra gli altri che posso appoggiare qui sulla scrivania. Però quando comincio a leggerlo, quando mi immergo in una storia, non ho più l'impressione che si tratti di un oggetto inanimato. È qualcosa che si anima, che vive per tutto il tempo in cui dura la lettura, e che poi, quando arrivo alla parola fine, torna a essere di nuovo un oggetto inanimato. Ricorda un po' la tigre di Calvin e Hobbes in questo, che è una tigre di pezza, però è anche una tigre che parla col bambino. E quindi adesso io ne approfitto anche perché, come abbiamo detto, il tuo è un libro rivolto ai lettori comuni. Noi abbiamo tanti web ascoltatori, quindi possiamo trasformare questa nostra chiacchierata in una psicoterapia di gruppo, quindi invito i nostri ascoltatori anche a commentare e a riportarci le loro bibliopatologie, in modo tale, magari verso la fine della nostra conversazione, da commentare un po' insieme, da coinvolgere, nonostante la formula streaming del nostro evento, anche i nostri ascoltatori. E quindi a questo punto io ti farei un'altra domanda più personale. Alla luce della tua esperienza in questi 5 anni, sei riuscito a capire che tipo di lettore è Guido Vitiello? Cioè, ha sviluppato delle patologie anche a seguito della sua carriera da bibliopatologo? Certamente, partiamo dal presupposto che quando un non medico legge libri di medicina in maniera dilettantesca, diventa regolarmente un ipocondriaco, comincia a vedere tutti i sintomi, a pensare di avere anche malattie che sono state debellate secoli fa, se le ritrova. E è un po' questo il mio caso, nel senso che questa analisi parte come autoanalisi per tanti anni, semplicemente perché facevo caso al mio rapporto con i libri, non lo davo per scontato. Poi, nel ricevere tutte queste lettere, ormai penso saranno 500 lettere, qualcosa del genere, ho cominciato a riconoscermi in quasi tutti i sintomi di cui mi parlavano
i lettori. Almeno una volta, magari almeno per qualche giorno, mi hanno attraversato tutti questi sintomi. Se poi devo dire quali sono le mie principali patologie, sono molto comuni. Sono essenzialmente una grandissima riluttanza al prestito, anche se non sono affatto una persona tirchia con tutte le altre cose, anzi regalo i libri pur di non prestarli magari, e una tendenza altrettanto patologica all'accumulazione di libri che nella mia testa, diciamo, la mia vita durerà 800 anni per avere il tempo di leggerli tutti. E quindi torniamo a questo punto a parlare del libro sostanza, del libro forma, e tu nel tuo saggio descrivi anche il libro come, per alcuni lettori, una coperta di Linus, quindi un'ancora di salvezza, un punto certo. Spiegaci un po' questo tuo concetto, perché secondo me è molto interessante, secondo me la maggior parte dei lettori vede il libro come un'ancora di salvezza e proprio a causa di questa particolarità, di questa caratteristica del libro, quando chiaramente il lettore si affeziona al libro, perché non tutti i libri poi sono delle ancore, vedremo poi anche altre sfumature più in avanti, ma spesso capita, soprattutto quando si finisce di leggere un libro, che il lettore prova anche una certa sindrome di abbandono legata appunto alla fine di una storia, anche causata dal distacco dai personaggi che diventano quasi membri di una famiglia mentale del lettore. Certo, ma guarda, la coperta di Linus è il più famoso oggetto transizionale del mondo. Gli oggetti transizionali li ha teorizzati uno psicoanalista inglese che si chiama Donald Winnicott, sono come appunto l'orsacchiotto di pezza, gli oggetti che per lo più con cui abbiamo a che fare nella prima infanzia, che stanno in quella stessa zona di soglia, cioè non fanno parte degli oggetti materiali, quelli inanimati che si usano semplicemente, ma non sono neanche parte del nostro mondo interiore. Sono un po' sulla soglia e i libri hanno questa proprietà, ma non sono solo un'ancora di salvezza, perché la coperta di Linus, noi leggiamo proprio le strisce dei Peanuts, e vale poi per tutti gli oggetti transizionali, ha tantissimi usi. Linus la usa per fare qualunque cosa e la può trasformare in tantissimi oggetti diversi, ma soprattutto entra nel panico quando la coperta deve andare in lavatrice. Ogni tanto devono lavarla e lui passa con questa astinenza e molti lettori amanti dei libri si sentono questa stessa astinenza quando non hanno un libro sul comodino, magari sono in un albergo, in un posto, su un treno e non hanno qualche cosa da leggere, sentono questa stessa mancanza. E infatti adesso hai citato il lettore viaggiatore, poi magari ci risoffermiamo su questo aspetto più in avanti, perché anche qui io mi sono riconosciuto tantissimo nel lettore che viaggia e deve scegliere, o che si allontana da casa banalmente e deve scegliere che libri portarsi. Ma ci ritorniamo tra un attimo, perché voglio farti un'altra domanda. C'è un capitolo molto interessante del tuo saggio, Psicopatologia delle copertine. Ecco, io lì mi sono proprio immerso dalla testa ai piedi nel capitolo, perché prima di tutto, quando chiaramente gli ascoltatori avranno già capito il tema, sono le copertine, scegliere un libro dalla copertina, insomma, tema mondiale in libreria, quando si va a scegliere, quando si vanno a guardare i libri, si comincia chiaramente dalla copertina. Si comincia anche dalla copertina, che dipende anche dall'edizione del libro che andiamo ad acquistare. E qui si apre un altro capitolo, un altro mondo. La copertina, come dici tu, è il vestito. In inglese sono anche, si utilizza la stessa parola, jackets, per la copertina e per appunto l'abito da uomo. Quindi è un elemento fisico fondamentale del libro in cui che crea un legame
fondamentale con il lettore. Cos'è per te la copertina? Ma guarda, non so se tu hai visto Borotalco di Verdone, dove c'è Manuel Fantoni, che è questo magnifico affabulatore, che tutta la sua vita è una specie di grande menzogna da avventuriero, e incontra Sergio Benvenuti, cioè Verdone, in carcere, e gli dice: guarda, l'abito, fai il monaco, lo fa. La filosofia da adottare rispetto alle copertine è questa. La nostra idea, tutta interiorità, per cui l'abito non fa il monaco, è un'idea a cui non aderiamo mai nella vita quotidiana. Noi vediamo le persone e traiamo tantissime informazioni dal modo in cui sono vestite, da come si muovono, da come si presentano, da come si truccano, da come si pettinano. E lo stesso vale per i libri. Ora, l'equivalente del detto l'abito non fa il monaco nel mondo dei libri è la famosa frase non giudicare un libro dalla copertina. Ora, questa, se uno va a ricostruire da dove nasce questa espressione, non nasce da chissà quale grande filosofo, nasce da un personaggio di un romanzo di George Eliot, che è un mugnaio dell'Ottocento, il quale compra questi libri all'ingrosso dicendo: vabbè, hanno tutti quanti la stessa copertina, saranno tutti quanti buoni libri. Ma parla di un'epoca in cui i libri non avevano la sovraccoperta, che sarebbe arrivata alcuni decenni dopo, cioè non avevano il jacket. E quindi si somigliavano effettivamente un po' tutti, specie all'occhio inesperto. E oggi i libri arrivano tutti, debuttano in società tutti quanti con la loro bella copertina colorata, con diverse immagini, fotografie, cioè, da cui si possono capire tantissime cose. E nel capitolo che citi, io riporto un criterio utilizzato da Paul Collins, che è questo grande giornalista e amante dei libri, che ha provato a decodificare il linguaggio delle copertine per vedere che cosa dicono immediatamente al lettore che ci si imbatte. Per esempio, dice: se sei un lettore raffinato, entri in libreria e vedi un libro che ha il titolo in oro a rilievo e una grande foto a colori dell'autore, per te al 99% quel libro lo considererai robaccia. Man mano che vai sui colori pastello, degli altri tipi di caratteri, magari niente foto dell'autore oppure una foto in bianco e nero virata seppia, poi sembra che sto descrivendo una Delphi, chiaramente, allora il libro può fare per te. Ma sono cose che noi sappiamo subito, nel momento stesso in cui gettiamo l'occhio sul banco delle novità, siamo subito guidati da una parte o dall'altra, e 9 casi su 10 non sbagliamo. Quindi la copertina fa il monaco, diciamo. L'abito fa il monaco, e immagino che sia una cosa che in realtà tutti i lettori condividono, perché in realtà in fondo lo sappiamo tutti, però c'è quel lettore che magari un po' perché vuole, come dire, filosofeggiare un po', però non si fa finta che, insomma, la copertina sia, insomma, in secondo piano. Ma in realtà, secondo me, il 100% dei lettori effettua una scelta anche in base alla copertina. Che dici? Eh beh, certo. Appunto, lo facciamo con le persone, ti pare che non lo facciamo con i libri? Assolutamente. Io, tra l'altro, condivido perché anche nella scelta dell'edizione, e quindi è chiaro che le edizioni più curate hanno anche una copertina più gradevole, più curata nel 90% dei casi, alla fine c'è anche una scelta, di attenzione del lettore nei confronti del libro che sta acquistando. Io, per esempio, non acquisto più libri da bancarella, ecco, piuttosto ne acquisto uno invece che due, ma ne acquisto uno la cui, per esempio, traduzione, se si tratta di un libro di letteratura straniera, è affidabile, perché poi anche le parole che vengono scelte in alcune edizioni sono diverse o sono scelte meglio. Quindi, diciamo, il lettore attento ha anche questo,
questo vizio di scegliere l'edizione anche in base, per esempio, alla traduzione. E quindi, per esempio, ne faccio un altro esempio perché io veramente, credimi, mi sono perso in questo capitolo. Io ho un problema da qualche anno con le edizioni Mondadori, gli Oscar Mondadori, da quando hanno cambiato la copertina. C'è questa seconda copertina con l'angolo tagliato che a me dà un fastidio incredibile, perché non appena il libro si apre, la copertina si deforma. E per me è una tragedia. E quindi, tra l'altro, mi sono confrontato anche con degli altri amici che condividono questa cosa. Quindi, secondo me, Mondadori in questo caso ha fatto un errore clamoroso per un sacco di lettori. E quindi, sì, anche io scelgo il libro dalla copertina e non ho proprio difficoltà ad ammetterlo. Ma andando un attimino avanti con la nostra chiacchierata, c'è un altro aspetto che si lega anche con le copertine, ed è appunto la biblioteca domestica. La biblioteca domestica è un qualcosa di estremamente personale per il lettore, quasi una carta d'identità. Io quando entro in casa di qualcuno, la prima cosa che noto è appunto sia dove è stata posta la libreria domestica, sia come sono organizzati i libri. Io personalmente ho un vezzo, oltre al fatto di spesso riordinare e cambiare l'ordine dei libri, però il mio ordine preferito è quello per edizione, perché riesco a risaltare, a dare valore ai dorsi dei libri, anche ai colori, alle sfumature cromatiche e ai tipi di edizione. Parliamo quindi della biblioteca domestica e ti chiedo anche, quando entri in casa di un tuo collega o un tuo amico, qual è il tuo rapporto con le nuove biblioteche domestiche? Ma guarda, io non riesco a distogliermi da qualunque libreria in qualunque casa, anche per la centesima volta in cui ci vado. Se c'è una libreria sto continuamente a guardare i dorsi dei libri. Magari Rozia mi dice, guarda, non c'è niente di nuovo dall'ultima volta, sono sempre quelli, però è proprio... perché anche lì si ricavano tantissime informazioni su una persona dalla sua libreria. Dal modo in cui disponi i libri, l'ordine che scegli, ovviamente anche quali libri ci sono, quali sono più in evidenza, cosa è nascosto nelle seconde file, se qualcosa è nascosto nelle seconde file, che cosa sta più in alto, cosa sta più in basso. E ci faccio molto caso, ecco. Per parte mia ho un criterio decisamente blando, cioè tendo a mettere insieme i libri per argomento, quando si tratta di saggistica, a grandi linee, e per lingua, quando si tratta di narrativa o di poesia, quindi anglofoni, francofoni, ispanofoni, eccetera. Però è molto banale come criterio. Ok, ed quindi quasi perso. Perché fa la sua figura. Diciamo, il mio è scenografico, il tuo è utile in un certo senso allo studio, perché chiaramente dai un ordine quasi per soggetto, no? Quindi sai esattamente dove trovare i libri, ma in realtà alla fine l'ordine che il lettore dà nella propria libreria domestica di fatto non crea problemi al lettore stesso nel recuperare un libro da una determinata posizione, perché il lettore che riordina la propria libreria nel proprio anche caos sa esattamente dove mettere le mani, quindi è come dire un aspetto anche biblioteconomicamente interessante questo. E c'è chi sta notando la tua libreria, mostriamo il commento, la libreria di Guido Vitiello mi sta ipnotizzando, è quasi più caotica della mia. Ma questi in realtà sono i miei libri di cinema. E quando dico cinema vuol dire che può esserci qualunque libro di cinema, e quindi per trovarlo è ogni volta un'impresa, perché non è che sono messi in ordine per epoche, stili o che ne so. Quindi quando dico che è un criterio molto molto a maglie larghe, questo intendo. E poi non ci ritrovo neanch'io. Ma in realtà il disordine aiuta i lettori a ritrovare i libri, ma per una ragione molto semplice, perché quando si applica un criterio esteriore,
che è appunto un criterio un po' biblioteconomico, per cui dici, va bene, cerco, faccio i settori in ordine alfabetico, eccetera. Non è un tuo criterio, è un criterio che adotti come se dovessi ricreare in forma di microcosmo la Biblioteca Nazionale. E invece devi usare un criterio pragmatico, secondo me, che deve rispondere alla domanda, ma se io cercassi questo libro, dove andrei per prima cosa a cercarlo? E lì deve stare. E quindi a volte si creano strane vicinanze, strane parentele, perché semplicemente per me quel libro appartiene a quella famiglia, a quello scaffale, e deve star lì, anche se a rigore dovrebbe stare da un'altra parte. Perfetto. E non usciamo adesso dalle mura domestiche, perché c'è un altro luogo importante nelle nostre case per il lettore, ed è il bagno. Il bagno dove si legge tantissimo per definizione, un momento insomma di calma e di raccoglimento per ognuno di noi, e quindi nel tuo libro, nel capitolo Una tazza tutta per sé, che insomma fa un po' il verso al Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, parli anche di questo aspetto, no? Di questo luogo mistico per il lettore. Quindi si può leggere in bagno? Si può parlare del fatto che si legge in bagno, posto che si legge in bagno? Sì, dovrebbe parlarne, perché è uno di quei luoghi di lettura che, insomma, raramente vantiamo. Uno dice sempre, c'ho il libro de chevet, il libro sul comodino. Non è che uno dice, c'ho questo libro accanto al gabinetto, mi piace tantissimo. Ma in realtà quello è un luogo di lettura ideale per tanti versi, perché ovviamente è come appunto la celletta di un monaco, lo studiolo dell'umanista quattrocentesco, il cubicolo, insomma una serie di luoghi che erano fatti apposta per concentrarsi. E in realtà penso che ormai la maggior parte delle persone si portino lo smartphone anche sul gabinetto. Però c'è tutta una tradizione che addirittura Dossi nelle Note Azzurre suggerisce di stampare i libri su carta igienica, perché secondo lui è il luogo migliore dove leggere, quindi tanto vale stampare direttamente sulla carta igienica. Ci sono stati degli esperimenti, ne parli nel tuo libro, no? Di novelle scritte sulla carta igienica. Sì, e c'è anche una edizione di Moby Dick su moltissimi rotoli, che quella non penso sia mai stata in commercio, è più una cosa quasi di arte contemporanea. Però ci sono dei casi invece di novelle proprio stampate su rotoli di carta igienica. Ma adesso certo, spostiamoci. Bisognerebbe andare sempre la stessa persona in bagno, perché altrimenti uno poi si perde. Perde il filo, perde lo strappo, ecco. Ma c'è chi appunto ci sta adesso, sta commentando e ci riporta le proprie esperienze. È vero, confermo, non solo preparato importanti esami universitari chiuse in bagno, ma la pratica della letteratura nella sacra stanza è fondamentale. Continua un secondo commento. Conosco gente che prima di entrare in bagno sceglie accuratamente le letture da affrontare. Quindi bisogna essere molto, molto bravi nello scegliere, perché quando noi c'è questa espressione che è un po' liquidatoria, snobistica, del libro da gabinetto, a volte lo si dice, ma lo si dice in riferimento ai libri più sbagliati, per esempio il grande thriller di 600 pagine, cioè quelli sono i libri da cui non riesci a staccarti per ore, quindi per definizione non sono libri, nessuno si chiude in bagno 9 ore consecutive. Per me i libri da gabinetto sono i diari, i libri di appunti o di racconti brevi, i libri di Ennio Flaiano, il diario romano di Brancati, le stesse Note Azzurre, tantissimi altri libri così, il sacco dell'orco di Papini, cioè questi libri fatti di prose che hanno diverse lunghezze a seconda delle tue diciamo, necessità... fisiologiche, ecco, diciamo così. Adesso però cambiamo un attimino la stanza di casa, andiamo in cucina.
tu parli della relazione anche del cibo con i libri, i libri appunto sono cibo per la mente e a seconda dei lettori, i lettori vengono nutriti in modo diverso, no? dalle proprie letture. E quindi la domanda che un po' ti fai nel tuo libro è se i libri, appunto, essendo cibo per la mente, poi a un certo punto abbiamo bisogno anche, il lettore ha bisogno di un nutrizionista, di un dietologo, di un dietista. Certo, perché che i libri siano associati al cibo è un nesso simbolico così antico, così onnipresente, così universale, così ripetuto in tutti i modi, che chiaramente ha un significato. E c'è uno psicoanalista, che poi è il primo che tentò di dare una lettura psicoanalitica dell'attività del lettore, appunto, che essenzialmente associa la lettura a quella che Freud chiama la fase orale. Dice: non c'è niente di più simile al lettore del poppante attaccato al schermo, che riceve in questo stato di abbandono e quasi di ipnosi qualche cosa che gli arriva dentro e lo nutre, ed è irritato e disturbato da qualunque intromissione esterna. Così come il poppante si innervosisce se uno lo stacca, lo riattacca, lo sposta, gli dà fastidio, e così il lettore dice: no, il telefono, il citofono, quello che bussa alla porta, dice: ma io sono immerso nel mio libro. Ed è un nesso veramente appunto fortissimo, che però che si rivela in tante metafore che usiamo quando dice: questo libro l'ho proprio divorato, ma questo è veramente indigesto, mi ha lasciato a bocca asciutta, cioè, usiamo tutte queste espressioni, ma non le portiamo come dovremmo fino in fondo. Cioè, dovremmo a quel punto applicare dei criteri. Noi non mangiamo indiscriminatamente, non si capisce perché dobbiamo leggere indiscriminatamente e ingolfarci e ingozzarci di letture. Il più insospettabile, Marcel Proust diceva proprio di non ingolfarsi di letture che appesantiscono proprio la vita spirituale, diventano una specie di surrogato della vita dello spirito. Leggi, 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 leggi. Quindi un po' di sana dietologia. Il mio professore del liceo mi diceva sempre di leggere il 33% di narrativa, 33% di saggistica, 33% di poesia e 1% di attualità. Quello pure era un criterio da dietologo, appunto. Poi non l'ho seguito, però aveva una colonna. Quindi a questo punto la domanda viene un po' spontanea. Una dieta non corretta di letture, secondo te, può rovinare un po' la vita, può modificare la vita reale? Ma certamente, voglio dire, l'idea che si possa leggere indiscriminatamente senza averne effetti negativi è un po' come l'idea, che purtroppo c'è anche questa, che si possa ascoltare musica di tutti i tipi sempre in continuazione in sottofondo senza che questo ci coinvolga in nessun modo a un livello profondo. Ora, se gli artisti, i poeti dovevano venire buttati fuori dalla Repubblica di Platone, un motivo c'era, perché erano a loro modo degli autori di incantesimi. Gli incantesimi possono essere benefici, ma possono essere maligni. I libri possono essere velenosi, ma sia a un livello più evidente che, non so, che l'epidemia di suicidi tra quelli che lessero il Werther, eccetera, ma soprattutto possono rovinare il tuo rapporto con la lingua, metterti in testa dei brutti ritmi, delle brutte parole, dei brutti pensieri. Non ha alcun senso il pensare che le letture siano tutte le letture arricchiscano. È una grande ipocrisia questa. Non tutte le letture arricchiscono, sono delle letture che fanno male, che impoveriscono. Bisogna essere, sorvegliare la propria dieta letteraria. E quindi adesso, ricordando un po' anche ai nostri amici a casa che ci stanno seguendo, di commentare, di aprirsi con il nostro bibliopatologo per commentare assieme tra un po' le loro bibliopatologie,
ritorno ad un tema che abbiamo sfiorato prima, cioè il lettore viaggiatore, colui che si allontana da casa e che deve abbandonare la propria cassaforte, la propria coperta di Linus e portarsene solo un pezzetto. Quando viaggiamo, è una cosa che ho provato anch'io, ma credo un po' tutti, è il momento di scegliere il libro da portarsi, è un momento drammatico quasi, perché non sappiamo dove, quale libro, da quale libro farci accompagnare durante il viaggio. Spesso ce ne portiamo anche più di uno, è una cosa che citi anche tu, che citi anche tu nel libro, senza pensare minimamente che comunque il viaggio ha una durata limitata e che quindi è altamente improbabile avere tutto il tempo di leggere più di un libro o addirittura di finirne uno. Un qualcosa che appunto è stata anche superata dal libro digitale, dall'ebook, perché chiaramente portandosi il Kindle appresso ci si può portare una libreria sterminata in tasca. Parliamo un po' di questa patologia. Ma la patologia secondo me è legata al fatto che per il lettore, quello che con questa strana formula si dice il lettore forte, la propria libreria di casa è veramente un prolungamento di sé, io lo chiamo un esoscheletro, come il guscio della tartaruga o la chiocciola della lumaca. E quindi separarsene non è mai facile. Bisogna portarne soltanto, ovviamente, soltanto una piccola parte. E lo si fa spesso con questa idea del tutto irrealistica e astratta del tempo. Cioè, noi sogniamo praticamente di entrare in una specie di paradiso senza tempo in cui potremo fare tutte le letture che abbiamo fatto nella vita precedente, tutte in quell'estate, in quella vacanza di 2 settimane. Però secondo me è giustissimo portarne molti libri, perché noi non sappiamo che atmosfera troveremo nel posto dove andremo e quindi che cosa ci andrà poi veramente di leggere. È difficilissimo sceglierlo prima. Ci si può trovare veramente nel posto sbagliato per il libro che più desideravamo, e allora bisogna avere un po' di alternative quantomeno. E l'altra cosa che io trovo, insomma, quasi tenera, perché mi riporta veramente alla mia adolescenza, in cui magari mi portavo dei libri e poi stavo lì al mare con i miei genitori, c'erano quelle specie di emporietti al mare che vendono qualunque cosa, dagli hula hoop, le piume abbronzanti, i palloni, i racchettoni, i giornali, eccetera, e in cui c'è sempre uno di quegli espositori rotanti con i libri che sono sempre gli stessi per anni. E non c'è niente di più bello di andare lì e scegliere un libro che non pensavi in nessun modo di leggere e che ti ispira in quel momento. Sono forse tra le letture più felici che ho fatto. Per esempio, ho letto così 1984 di Orwell, da ragazzina, senza sapere neanche che cosa fosse. L'ho trovato in questa libreria al mare, e proprio perché non era neanche legato a nessun obbligo, era pura gratuità. E quindi li abbiamo citati già più volte nel corso della nostra chiacchierata, 21 secolo, ebook. Questa nuova formula di lettura comoda per molti aspetti, perché tramite il nostro ebook reader possiamo anche banalmente modificare il font, ingrandirlo, portarci più libri in vacanza, ma chiaramente cambia totalmente elimina il libro in quanto oggetto, in quanto anche feticcio, potremmo dire, no? Per molti. E secondo te questa transizione come è stata digerita dai lettori che ti scrivono settimanalmente su Internazionale? Guardi, i lettori che mi scrivono sono, nella maggior parte dei casi, lettori di libri cartacei. Perché insomma, quel tipo di rapporto con il libro generalmente lo si ha con il libro cartaceo. Gli ebook hanno molte cose
alcune cose in più, ovviamente, ma molte cose in meno. Per esempio, il fatto di non poterli vedere. Cioè, tu hai uno scaffale del tutto immaginario, virtuale, e io se non li vedo neanche mi ricordo di averli, non posso spostarli, non posso creare combinazioni particolari. E quando li leggo non posso capire, cioè non mi basta la percentuale per capire veramente a che punto sono. No, ci sono tante cose che personalmente mi disorientano molto. E soprattutto l'abitudine da compiere alcuni gesti. Mi pare fosse in quel libro, si chiamava, quei consigli per ordinare una biblioteca, uno degli ultimi libri di Roberto Calasso, in cui dice, con tutte le... Come riordinare una biblioteca. Credo sia come riordinare una biblioteca. Diceva, con tutte le innovazioni tecnologiche che possiamo fare, ci dimentichiamo che c'è una tecnologia, diciamo, che non evolve tanto, è quella delle nostre mani. Il numero di gesti che possiamo fare è limitato, e alla fine gli oggetti che facciamo sono legati a gesti. Per me i gesti legati al libro sono insostituibili, e quindi poter girare le pagine è una cosa di cui soffro abbastanza. Un po' come mi ricordo questo sketch di Jerry Seinfeld, che diceva che con i telefoni cellulari non puoi più sbattere il telefono in faccia a qualcuno. Era un gesto che i telefoni con la cornetta poteva fare, dava molta soddisfazione. Proprio. E dice, che fai? Lì premi il pulsantino, un'altra cosa. Così pure certo. Lo pagine. Sì, infatti adesso ci scrivono, credo sia riferito al discorso che facevamo poco fa sui viaggi, ora con gli ebook la scelta è vero, è meno limitata. Io comunque invito i nostri ascoltatori a darci anche un feedback sugli ebook. Ecco, c'è già un altro commento. Io adoro i libri cartacei, ma gli ebook mi hanno salvato durante il lockdown. Adesso sto scoprendo gli audiolibri, che è un'altra novità degli ultimi anni, no? Ci sono nate piattaforme in abbonamento che consentono di ascoltare libri anche recitati in un certo senso molto bene, che ascolto in auto, ovviamente niente di complicato, qualcosa di leggero, ma con questa modalità sto colmando diverse lacune letterarie. E se il libro e la letteratura sono delle entità profondamente democratiche, alla fine chi siamo noi per, come dire... non apprezzare anche queste novità, no? Gli audiolibri stanno riuscendo, come dice la nostra ascoltatrice, stanno garantendo anche ad alcuni lettori che hanno diverse esigenze, come appunto quelle di spostarsi in auto, di viaggiare molto, di colmare alcune lacune letterarie. Ma certamente, ma io stesso li ascolto a volte in macchina, in palestra, nei posti dove non puoi usare le mani per leggere. Ma io non ho nessuna, diciamo, chiusura pregiudiziale né verso gli ebook o il Kindle né verso gli audiolibri. Semplicemente li considero cose diverse che danno accesso a un tipo di esperienza profondamente diverso. E quando mi ha scritto un lettore su questa cosa, io ho fatto un esempio che per me è molto calzante, nel senso che tra l'altro è nato anche in una biblioteca. Stavo a Berlino con questa ragazza che studiava filosofia tantissimi anni fa, 20 anni fa credo, e siamo nella caffetteria della biblioteca e io bevo questa bevanda e dico, ma questa è una cosa eccezionale, dobbiamo portarla anche a Roma perché è perfetta per studiare, cioè, ed ero un po' un ingenuotto e lei mi disse, idiota, questo qui è il caffè solubile, esiste in Italia da alcuni decenni. E infatti, tra l'altro, io da bambino mi ricordo l'LP della musica del Trenino Nescafè, quella la collegiala, e quindi lo sapevo anche. Però perché dico questo? Perché non aspettandomi di bere qualcosa che aveva a che fare col caffè, l'ho preso per quello che era, per una bevanda diversa, ed era buona. Se avessi detto questo è caffè, avrei detto beh, questo però è un caffè di serie B, sembra annacquato, non è come l'espresso. Certo, è un'altra cosa.
Lo stesso vale per me, per i libri elettronici, per gli audiolibri. Non è che devo commisurarli al libro cartaceo per dire questo c'è, questo manca, questo c'è in più e questo c'è in meno. È un'altra cosa. Va bene, allora adesso avviandoci insomma verso la conclusione, vediamo appunto se ci sono altri commenti tra un po' dai nostri amici a casa. Parliamo di un'ultimissima cosa, un elemento diciamo extra libro, cioè il segnalibro, che tu definisci come l'orologio fermo al polso di una vittima in un romanzo giallo, perché il segnalibro è un po' un elemento, segnalibro o anche l'orecchietta che noi creiamo sulla pagina, no? Come un segno che il lettore che accompagna il lettore nel corso di tutta la sua vita fino appunto alla morte. C'è questo episodio che racconti, no? Del condannato a morte che fino al patibolo continuava a leggere e prima appunto di essere accompagnato verso gli ultimi secondi della sua vita decise comunque di inserire questo segnalibro, questo segno, all'ultima pagina appunto letta, nonostante da lì a poco non gli sarebbe più servito. Quindi il segnalibro per il lettore cos'è? Il segnalibro è una misura del tempo in ogni caso, ha a che fare col tempo. L'esempio che tu hai citato adesso appunto è un esempio di un aristocratico francese che proprio prima di salire sul patibolo e mettere la testa sulla ghigliottina dice: "Vabbè, sono arrivato qui, metto il segnalibro e poso il mio libro." E ci fa capire. Cosa facciamo noi con i libri, essenzialmente con i romanzi in questo caso? Facciamo degli esperimenti con la nostra mortalità. E cerco di spiegarmi, noi siamo immersi nella nostra vita e di cui non possiamo ricordarci l'inizio più di tanto, abbiamo qualche istantanea dei primi anni. Non sappiamo come proseguirà e quando finirà e siamo completamente in balia. E creando dei mondi in miniatura a cui possiamo assegnare un inizio, un fine, una fine e un senso, è come se ci mettessimo in una prospettiva, in un punto di vista divino. È la stessa cosa un po' come perché creiamo tutte le cose miniaturizzate, le bambole, i presepi, eccetera, perché rispetto a queste miniature noi siamo dei. E così anche rispetto al tempo della nostra vita, che è proprio una cosa che ci sovrasta, in cui siamo immersi fatalmente, possiamo creare questi piccoli segmenti di tempo che è sotto il nostro controllo. E questo spiega per esempio perché, ed è una cosa che qui ho dedicato tante riflessioni, perché, un po' perché è anche uno dei miei sintomi, un po' perché uno dei sintomi di Ilaria, che tra l'altro vi saluta, Ilaria Gaspari, e di È stata qui in altre. rendella appunto la settimana scorsa. La salutiamo appunto. Il rapporto difficile con il finale dei libri. C'è chi si dimentica regolarmente il finale dei libri, come Ilaria. C'è chi deve leggere il finale prima perché altrimenti è angosciato, perché non sa se il protagonista sopravviverà, morirà e non riesce a reggere quest'ansia. Chiaramente abbiamo a che fare appunto con una serie di sintomi che sono molto simili a quelli che abbiamo rispetto alla separazione o alla morte. È solo che abbiamo questo spazio limitato, circoscritto, appunto uno spazio di gioco essenzialmente, in cui siamo sovrani. Allora, Guido, io inizio a ringraziarti, ci avviamo veramente verso la chiusura della nostra chiacchierata, però leggiamo gli ultimi commenti che ci sono arrivati. C'è Gianna che appunto ci dice che ha usato gli audiolibri per il marito malato, ma un grande lettore ed è stata una fortuna perché insomma hanno consentito anche a chi non può più leggere di continuare a leggere anche le novità letterarie. E poi c'è Loredana che ci scrive: leggo cartaceo ed ebook, ma il fatto di non usare alcuni sensi con gli ebook limita molto la mia
ritenzione dei contenuti. Insomma, dimentico a volte persino di aver letto un libro se l'ho letto in formato ebook. E questo effettivamente è uno dei degli svantaggi della letteratura, della lettura digitale. Di fatto anche no, leggendo online spesso ormai siamo abituati ad avere questi contenuti flash dai social, le storie Instagram di 15 secondi, siamo abituati a ricevere anche troppo materiale, come dicevamo prima, no? A leggere troppo e quindi a cancellare, spesso a rimuovere anche qualcosa che invece non è stato creato per durare poco, come il libro. Sì, guarda, due risposte telegrafiche a queste ascoltatrici. La prima è che effettivamente noi... l'ebook in realtà è una novità, ma ci riporta alla nostra prima forma di lettura, cioè qualcuno che ci leggeva quando ci addormentavamo. Quindi no, non è questa cosa che non abbiamo conosciuto, è anzi forse una delle forme anche quelle più felici di lettura che possiamo ricordare. E, la seconda cosa è quella dei sensi mancanti. È vero perché... libri, anzitutto perché molte volte abbiamo una memoria visiva del dove abbiamo letto qualcosa ed ha a che fare anche con il punto della pagina in cui si trovava, il tipo di carattere, cioè vedendo il libro ci ricordiamo subito il mondo in cui siamo stati quando lo leggevamo, e invece quando abbiamo gli ebook sono tutti uguali a vedersi, questa cosa non c'è. Ma soprattutto il libro ha questa caratteristica, diciamo, retro, di essere un oggetto a circuito chiuso, non è connesso a niente, se non alla nostra mente, non ci sono link, non ci sono cose. Questo può sembrare un limite, ma in realtà è il suo grande punto di forza, nel senso che noi siamo immersi in tutto questo flusso di parole, ed è una chiacchiera generalizzata che va via come l'acqua della doccia, proprio, uno legge tante cose, eccetera. E il fatto di essere circoscritto in quella forma, in quelle pagine, ha un risalto a quelle parole, che è molto diverso dal se le trovassimo disperse in un oceano di altre parole. E questo è una cosa che soltanto il libro può dare. Se ricordo bene, in un altro libro, poi sembra, lo cito un po' troppo, ovviamente è una persona a cui... sono stato per tanti versi molto legato, ma l'impronta dell'editore, sempre Calasso, parla con angoscia delle biblioteche virtuali sconfinate in cui tutto questo oceano di parole è completamente indistinto, perché il libro ha proprio questo, di essere una tecnologia a circuito chiuso in cui siamo in rapporto con la nostra mente tramite questa specie di specchio di parole stampate. Guido, grazie mille per questa chiacchierata e per questa seduta collettiva che ci hai regalato questa sera. Io chiaramente ti riporto anche i ringraziamenti e i saluti ancora una volta dell'assessorato alla cultura, dell'assessore alla cultura Rosanna Perricci, della direttrice della biblioteca, la dottoressa Marianna Capozza, e della Rendella tutta, ovviamente. Speriamo di incontrarci poi fisicamente qui a Monopoli per... appunto mostrarti anche la nostra splendida biblioteca, che ormai è il lab culturale di Monopoli. E ringraziamo ovviamente tutti coloro che ci hanno ascoltato e che hanno commentato insieme a noi il libro di Guido, e ovviamente vi invitiamo ad acquistare, a leggere il libro, possibilmente in una libreria fisica delle vostre città, e appuntamento quindi ai prossimi eventi online e in presenza della Biblioteca Rendella di Monopoli. Grazie ancora Guido, grazie per essere stato con noi e buona serata a tutti. Grazie a voi, buona serata.